Allora, salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi parleremo di come impostare la cometa C2020 F3 su Stellarium per poterla trovare e quindi aiutarvi con il vostro telescopio collegandolo con Stellarium e una volta configurato poi poterla trovare nel cielo e orientarsi per capire bene dove si trova. Allora, una volta aperto Stellarium, ovviamente in base se di giorno, di sera, in base all'orario impostato, avremo la simulazione del cielo con il nostro programma. Allora, la prima cosa che facciamo è andiamo su finestra di configurazioni, editor sistema solare, quindi seguitemi bene, andiamo su configura e poi importa elementi orbitali del formato MPC, quindi scegliamo comete. Scegli segnalibro, ok, selezioniamo questo e ottieni gli elementi orbitali, ok? Ci siete? Vedete, lui stesso in automatico scarica tutti gli elementi, possiamo selezionarli tutti e quindi fare aggiungi gli oggetti, oppure possiamo scegliere solo la cometa che ci interessa. Quindi in questo caso facciamo così, in questo modo ottieni gli elementi orbitali, lui solo andrà, qui possiamo scrivere C slash 2020 spazio F3, eccola qui la nostra amica, e la selezioniamo, aggiungi gli oggetti. Ecco qua, possiamo chiudere la finestra, chiudiamo tutto. Ora andiamo nella finestra di ricerca o premendo il tasto F3. Selezioniamo la C slash 2020. Vedete, abbiamo tutte le serie di comete con questa sigla. Spazio F3. Ed è questa qui la nostra amica. Eccola qui. E ci dice già dove si trova. Vedete, l'abbiamo vicino al sole in questo momento, in questa fascia d'orario. Ora selezioniamo l'ora, quindi quando tenderà a farsi più buio, eccolo qui, e ci dirà tutto. Ora noi con Stellarium possiamo impostare le galassie, le costellazioni, così in modo tale ci possiamo orientare in base a quale costellazione e dove si trova. Ora, come sappiamo, questa cometa, eccola qui, la ritroviamo. Allora, un attimo, facciamo prima così a cercarla. C2020, allora, slash 2020 F3. Ok, e sta ancora bassa sotto l'orizzonte alle 3. Quindi se tiriamo alle 4 inizia a sorgere. Alle 5, quindi possiamo il migliore orario di osservazione attualmente. Vedete come aumenta la visibilità? La fa vedere, eccola qui. Verso dalle 4 in poi è visibilissima. Se mettiamo le 3 e mezza, è molto bassa l'orizzonte. Quindi, solo chi ha un orizzonte abbastanza alto, come si dice, verso nord-est. Quindi la possiamo osservare. Ed è vicino proprio alla costellazione di Auriga. Quindi, se vogliamo fare uno staropping, prendiamo come riferimento Capella e scendiamo verso il basso, e dove la troviamo vicino all'ammasso del cuore spezzato. Quindi, se abbiamo un telescopio, come dire, computerizzato, possiamo impostare dei parametri e orientarci per osservare questa cometa anche con un binocolo, quindi scendendo dalla cappella scendiamo verso il basso. Allo stesso modo abbiamo anche le coordinate di ascendente e declinazione o azimuth e altitudine. Ecco qui, vediamo nei prossimi giorni come sarà questa cometa. Quindi alle 4 non c'è più, alle 5 vediamo se l'abbiamo di sera visibile. Eh sì, verso la fine del mese sarà visibile, già verso
le ore 9. Ok, però come vedete si allontana, quindi perde magnitudine, quindi diventa meno luminosa, anche se sarà comunque osservabile. Quindi per la migliore osservazione serale è verso il 15, il 16 luglio, diciamo, se non vogliamo perdere molto la sua magnitudine. Poi al momento questi sono i dati attuali che abbiamo, poi può essere pure che cambia tutto e quindi può essere ancora più visibile, però comunque diciamo che si farà osservare dalla prossima settimana, sarà più facile osservarla dal prossimo giovedì. Ora ricordiamoci che comunque per questi giorni l'orario favorevole è al mattino, quindi dalle 4 in poi, e così verso nord-est, come ci indicano, la possiamo vedere. Eccola qua, una bella doppia coda, qui almeno come rappresentato su Stellarium. E va bene, allora, cosa dirvi? Questo è tutto, il tutorial è finito. Se il video vi è piaciuto, mettete un bel like, mi raccomando, tanti pollici in su, e cosa dire, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e rimanete sempre informati sulle novità del nostro canale e quello che facciamo. Grazie, ciao e alla prossima!